Grazie.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo il nostro peccato e invochiamo la Divina Misericordia. Uscirono tutti e tre.
Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non è così per il mio servo Mosè. Egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa. Bocca a bocca parlo con lui, in visioni e non per enigma. Signore, parola del Signore.
sempre nuovo quello che accade nella ripetizione dei nostri gesti. C'è un ingresso nella memoria, nell'ancoria viva della nostra tradizione, perciò la concreta possibilità di un rapporto vero, profondo, non è un ricordare o un ripetere, ma un entrare dentro una realtà che ci appartiene e nella quale apparteniamo, la realtà della nostra fede in Gesù Cristo. E questa parola che abbiamo ascoltato insieme, che poi è la parola che la Chiesa oggi offre a tutti noi in tutte le parti del mondo, ci vengono degli spunti di riflessione, o meglio, delle piste per la nostra vita. Intanto, ecco, la scena è un po' anche della pagina del Vangelo, ha a che fare con quello che noi celebriamo, cioè gli apostoli che attraversano il lago di Genezaret, il mare, no? Il mare che è mosso in questo, ma ecco, dice, un po' fa richiamo perciò alla vita peschereccia, alla vita marinara che ci appartiene come città marinara, appunto città dove c'è il porto, ci viene rivolto da questa pagina del Vangelo, la certezza che lui viene incontro a noi, Dio nel quale noi crediamo, quel Dio nel quale ha dato la riposa al passo a tutti i martiri, perché dare la vita per un'idea non è certo esaltare, ma c'è stato quello che l'ha data e l'ha aspettato, la presenza un volto, un nome, quello di Gesù, perché è Dio che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, per questo Dio di carne e ossa, per questo Dio vivente, persona che i martiri hanno dato la vita. Ecco, di Pietro dice, fammi venire verso di te, ma tanto non vuole che Gesù, che noi andiamo verso di lui, perché è nell'incontro con lui che troviamo la vita, no? Qui ci sono delle situazioni che ci impediscono e ci spaventano o ci impediscono l'incontro con lui. Le nostre paure, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, che prendono spazio nel nostro cuore e ci impediscono di tenere fisso lo sguardo su di lui o di tenere centrato lo sguardo su di lui. E allora siamo presi da quello che vediamo e naturalmente, siccome siamo presi da quello che vediamo, succede quello che succede a Pietro, che sta per sprofondare, che sta per sprofondare. Ma il nostro Dio è un Dio di misericordia. Allunga la mano, dice, anche se richiama Pietro, perché è dubitato, uomo di poca fede. Giorni, ogni altro. Questa è l'annuncio del cristianesimo. È la compagnia di Dio. Il suo nome è con te, con me. Questo è il mio Dio, è con me. E lui c'è sempre perché è fedele. Il problema sono noi. Siamo noi che ci facciamo prendere dalle nostre ansie, dalle nostre paure, dal vento che arriva in noi. So che avvertiamo più forte quello che succede a Pietro. E perché siamo cari al Padre che ha dato il Figlio, Gesù, cioè per noi. Non ci può perdere Gesù, non ci può perdere Gesù, è l'amore del Padre. C'è un'altra cosa che ci è, ogni volta che viviamo la scursione, noi ci accontentiamo. Ogni volta che assolutizziamo noi stessi, perché l'escursione è questo, assolutizzare se stessi, o anche la patria, come succede a Miriam, no? La sorella, perché lei era un'ebrea tutto in un pezzo e non voleva che disprezzava la moglie di Mosè, che era un'etiope, una straniera. Ecco, l'esclusione. Ogni volta che assolutizziamo noi stessi, o che ci mettiamo in concorrenza con qualcuno, perché poi c'è anche l'invidia, la gelosia, perché solo lui è profeta, pure noi siamo profeti eterni, Maria ha profetato, ce lo racconta la Sacra Scrittura, non è una presunzione sua, però è la non accettazione dell'altro che ha questi due risvolti in questa pagina, la morte. Vedete, la lepra, che è quello che
che Miriam si ritrova addosso, la lepra è la morale, e ma anche la lepra portava ad essere esclusi. Tu che escludi, ti auto escludi. Perché ci si mangia. Nella rabbia ci vedete, è l'oggetto della gelosia. Prega per la sorella. La calma il popolo ebreo che deve venire esclusa, dice che Dio include tutti, che il popolo di Dio non può essere, non può abbandonare nessuno. È per quella misericordia che nella relazione con Pietro è venuta fuori, poi nella storia del popolo viene espressa attraverso queste immagini, questi fatti che sono accaduti. A dismettere gli abiti dell'uomo vecchio, e gli abiti dell'uomo vecchio sono l'uomo richiuso su se stesso e ha paura di essere lì e di più. No, questo è l'uomo vecchio. E invece indossate i vestiti di Cristo, dell'uomo nuovo. Noi siamo stati i vestiti di Cristo il giorno del nostro battesimo. Capiamo qual è la nostra vocazione, la possibilità della nostra vita. Essere Cristo, essere uomini nuovi, e l'uomo nuovo è figlio di Dio che si affida al Padre e che è in comunione permanente, o verso intenzione potremmo dire, perché in comunione permanente lo saremo al compimento del nostro cammino, ma intenzione verso, come Pietro va verso Gesù. E si lascia aspettare, pazientare, sa accogliere, ma soprattutto avremo quella libertà dalle circostanze, dagli eventi che ci sovrastano a volte, quella libertà che ci fa danzare con la vita, danzare. Gesù dice una frase, no, che a me ritorna spesso nella mente e nel cuore, vi dico queste parole, queste parole che abbiamo ascoltato, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Non perché andiate in paradiso, perché oggi siate nella gioia. Oggi possiate danzare nella vita, vivere nella libertà dei figli di Dio. E questo è venuto a portare Gesù. Preghiamo insieme. La nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza che i martiri hanno dato sull'esempio di Cristo. Per il Papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi, illuminati e sostenuti dallo Spirito Santo, sappiano discernere i segni dei tempi e guidare la Chiesa sulle vie della volontà di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Dio nostro Padre. Per i pescatori e tutta la gente di mare, San Basso protegga il loro lavoro, rendendolo sicuro e fecondo, le loro famiglie donando salute e serenità, e la devozione per il Santo Patrono li aiuti a testimoniare con le opere la fede professata con il cuore. Preghiamo. Ascoltaci, Dio nostro Padre. Per coloro che per età, condizione sociale, malattia, vivono in situazioni di disagio, possano ricevere particolari attenzioni dalle istituzioni e premurosa cura da parte di chi si ispira al Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, Dio nostro Padre. Per la nostra comunità diocesana, il Signore che manifesta nei Santi il suo volto e la sua parola, per intercessione di San Basso, suo patrono, la sostenga, perché sia lieto e sale.
Signore,
nostro Gesù Cristo che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, gli rese grazie per la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Thank you.
guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona a me unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Poi la statua del santo era portata sulla parte
ce l'hai l'altro, tu senti l'altro parlante? No, voglio dire che se vogliamo... Qualsiasi cosa chiamo lì dopo, ok? Sì. Thank you.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i tuoi grandi segni, per i grandi segni del tuo amore, profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno solcato le vie del mare. Per tua grazia, Signore, i nostri padri che ci trasmisero i segni del navigare ci hanno insegnato a vedere nell'immensità delle acque le orme della tua presenza, e con gli strumenti di quella difficile arte ci hanno consegnato la bussola della fede e il timone della speranza. Nei giorni di bonaccia e di tempesta tu hai comportato la solitudine degli uomini di mare, hai sostenuto il loro sforzo laborioso e tenace e le hai guidati a un approdo sicuro. Noi ti preghiamo, Dio di potente ed eterno, infondi in tutte le coscienze il tuo santo timore, perché sia preservato da ogni inquinamento questo scenario di bellezza e questa sorgente di energia e di vita. Sii tuo Padre la guida sicura che traccia la nostra rotta in mezzo ai frutti dell'esistenza terrena. Veglia sulle famiglie dei marinai e dei portuali, copri con la tua protezione gli scafi che galleggiano sulle acque e le dimore della terraferma. Ogni imbarcazione che attraversa i fiumi, i mari e gli oceani porti al mondo un messaggio di civiltà e di fratellanza per un avvenire di giustizia e di pace. Intercedano per noi la Vergine Maria, Stella del Mare, San Basso, nostro patrono, e tutti i testimoni del Vangelo, i cui nomi sono nel libro della vita. Risplenda il tuo volto, Padre, su coloro che sono morti in mare. La tua benedizione ci accompagni tutti nell'itinerario del tempo verso il porto dell'eterna quiete. Per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Ma splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Lancio della corona, vescovo e sindaco insieme. Microfono a Tonino. Dai. Insieme. Quando siete pronti, dritta, lanciatela dritta. 1, 2, vai. Sindaco di Termoli Francesco Roberti, un messaggio per la festa di San Basso 2021 alla comunità. Si rinnova la nostra tradizione, è stata una bella giornata, siamo stati abbastanza bene, considerato la temperatura, si è festeggiato in una maniera, come al solito, un po' sobria per causa delle restrizioni che ci hanno imposto con l'organizzazione per il Covid, ma è stata comunque una bella festa, e quindi viva San Basso! E buona San Basso a tutti i termolesi. Basso Cannarsa, armatore del motopeschereccio Nuovo Saturno, quest'anno ha avuto la possibilità di portare San Basso durante la suggestiva processione in mare. Come si vive questa giornata? È sempre un'emozione, per noi è sempre una festa e una gioia.
sia personale che di tutta la famiglia, di tutta la comunità. Personale, di tutta la famiglia, di tutta la marineria e di tutto Termoli. Per voi San Basso cosa rappresenta? San Basso è la nostra guida, la nostra luce, la nostra protezione. È un punto di riferimento? È un punto di riferimento, esatto. Com'è andata questa processione? Bene, bene, tutto bene. Il tempo ci ha accompagnato e quindi non c'è stato molto sole, quindi siamo stati anche bene. Grazie, viva San Basso! Sempre viva San Basso! 1, 2, 3. Viva San Basso! Più forte! Viva San Basso! Quell'affare lì, quella tavola è ancora la che la pagaia. Io mi ricordo che sono andato a guardami, guardami un po'. Non mi vuoi guardare? Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. È quella verde in gola. Quella verde. Dove sta? Si vede il rosso, che si vede il rosso. Vabbè, che se non puoi venire. Allora, mo ti faccio vedere. Allora, alla stazione. Delle forze dell'ordine, lì c'è il parcheggio blu, un po' più in là è bianco, se trovate, se no porta tutte le sue signore alla barca con la macchina, per cui prosegue dritto giusto fino in fondo, gira l'angolo, come gira l'angolo c'è subito, dove c'è quella casa, lì c'è subito, cominciano le navi ormeggiate e trova il catamarano Zenith GS Bravo. Lei torna indietro, se non trova parcheggio qua, un pochino prima ci sta il Zenith. Thank you.
scesa giù. Sì, la conosco.
Yeah.
Vescovo De Luca, la festa di San Basso è la festa di Termolesi, il santo venuto dal mare. Ovviamente le restrizioni anti-Covid l'hanno un po' limitata. Il limite è solo esterno, non riguarda il cuore, perché il cuore non è mai prigioniero se è libero dentro. Le circostanze possono restringere le espressioni, ma non la gioia che nasce dalla festa, che è un ritornare alla memoria della propria identità, non al passato, ma il rimmergersi in una memoria viva di popolo, che ha come in San Basso, ma nella fede, perciò attraverso lui nella fede cristiana, le proprie origini, la propria, diciamo, il proprio sostrato, così. Per cui abbiamo vissuto, certo, non tutte le manifestazioni che sono parte integrante della festa possono essere messe in atto, ma sicuramente la gioia della festa resta. È una festa anche come segno di speranza per superare questo momento difficile? No, sicuramente. E noi viviamo in un mondo dove l'individuo è il centro di tutto e perciò, anzi, queste feste popolari speriamo che non diventino tutte consegnate al folklore, come a qualcosa, perciò è importante custodirle, perché dicono l'essere popolo e lì dentro una relazione tra persone che nasce la mia identità, se no sono un robot senza relazioni umane, e l'identità si forma nelle relazioni. E allora l'essere popolo viene prima quasi dell'essere dell'individuo, perché io ci sono perché c'erano altri, c'erano mio padre e mia madre, perché già erano due, perché non c'è un individuo all'origine della mia vita, c'è una comunione di persone, e questa è l'identità popolare fondamentale per ragazzi. E noi questo dobbiamo riacquisire, a questo ci ha spinto la pandemia, perché ci fa capire che da soli non andiamo a nessuna parte e che siamo profondamente interconnessi, per cui dove andiamo? Ma dovremmo diciamo mentalizzarla questa cosa, rifletterci sopra e fare quelle scelte necessarie, e diciamo dove la relazione ritorna al primo posto e il noi viene prima dell'io. E questo è il passaggio da un punto di vista di vita personale, nelle relazioni pubbliche, ma anche nell'economia e in tutto quello che accade, che è la vita dell'uomo. Penso che questo sia il messaggio che ci viene dentro questo tempo. Grazie. Prego. Thank you.
spalle, vieni là. E quindi di spalle, di spalle. Ah, ma è. No, toglietevi da qui, Gesù. Portatevi, dimmi. Anche a voi. Basta.